Benvenuti, benvenuti a tutti quanti, benvenuti sul sito innovationvillage.it a questo Innovation Village Talks, un altro appuntamento di questa serie di Innovation Village Talks, il secondo talk che abbiamo organizzato, che in realtà ha promosso la Regione Campania, l'assessorato all'innovazione startup e internazionalizzazione della Regione Campania per parlare di innovazione, di ecosistema dell'innovazione insieme a Key for Business, che è l'organizzatore di questi talk nell'ambito della sua più ampia manifestazione Innovation Village, che lo scorso 9 luglio ha visto in streaming, in 10 ore di streaming, succedersi una serie di appunto talk, tavole rotonde, speech, contenuti insomma di interesse per l'ecosistema regionale, ma in generale poi anche di interesse per tutti quanti, per tutti quelli che sono in questo, che lavorano e che quindi popolano questo mondo dell'innovazione nel nostro paese. E allora, dopo questa giornata, siamo arrivati al secondo appuntamento, che invece è sempre un appuntamento che fa parte di questa galassia dell'Innovation Village, ma è solamente appunto il talk in streaming in questo momento. Io appunto ricordo che innovationvillage.it è il sito dove potete registrarvi per vedere tutti i talk di questa serie e anche ovviamente continuare a prendere informazioni, ad approfondire dei contenuti aggiuntivi, anche trovare delle soluzioni tecnologiche che possono interessarvi, delle sessioni formative. Quindi nel sito, che è veramente molto ricco, ci sono tanti tanti contenuti. Io vi faccio semplicemente vedere un piccolo video per farvi conoscere meglio che cos'è Innovation Village. Prego. Ecco qui, e questi sono appunto un po' la sintesi di quello che offre Innovation Village, questo portale veramente interessante. E io, ecco, questi talk vi annuncio che sono interattivi o cercano comunque di essere interattivi, quindi di farvi partecipare il più possibile. Perciò nell'ultima sessione del talk è prevista una sessione Q&A a cui potete partecipare grazie a Slack. Se entrate in Slack, per chi si è registrato su innovationvillage.it avrà sicuramente trovato le indicazioni. Entrando in Slack trovate una chat pubblica che si intitola proprio Innovation Village Talks e lì potete fare le vostre domande ai relatori che sentirete oggi. A tutti i relatori, ovviamente domande che vi prego devono essere pertinenti con quello di cui parliamo, e noi le porremo sperando che avanzi del tempo. Abbiamo un'ora per questo talk, un'ora e poco più. Io vi ricordo i social di Innovation Village e anche i social di Regione Campania, perché potete anche twittare le vostre considerazioni o magari scriverle su Instagram o comunque fare delle fotografie, quello che volete, o se trovate delle suggestioni interessanti commentarle. Comunque trovate su Facebook Innovation Village e Campania Competitiva, queste sono le due pagine Facebook, e invece su Twitter trovate @CampaniaCompete e Regione Reg underscore Campania, che sono i due account Twitter della Regione Campania. Quindi vi invito sicuramente a seguire le pagine social, sia Twitter che Facebook.
Instagram no, mi sono sbagliata, pensavo di sì, ma ancora no, però su Regione Campania su Instagram la trovate sicuramente, poi dopo l'assessore probabilmente che sta per intervenire ce lo chiarirà anche meglio e ci dirà bene quali sono le pagine social per seguirli. Qual è il tema della giornata di oggi? È il bando Campania Startup 2020. I bandi regionali sapete quanto sono fondamentali per sorreggere, per sostenere l'ecosistema di innovazione, lo sono per tutte le regioni, per tutti i territori. Vedremo tra l'altro in questo evento anche alcune storie di successo e in generale alcuni attori, alcuni player che fanno parte di questo sistema del territorio campano. Però la prima cosa è cercare di chiarire un pochino quali sono gli highlights, quindi cosa vogliamo estrarre da questo bando Startup 2020 per la Campania, quindi quali sono gli strumenti, quali sono le novità. I nostri ospiti saranno quindi per prima la Regione Campania, che ci illustrerà quali sono chiaramente le dinamiche e le strategie di questo bando. Poi ci sono due incubatori certificati della Campania che dopo vi presenterò, la rappresentanza dell'università del territorio, perché l'università è un altro attore fondamentale in un territorio che chiaramente innova e deve crescere, e in questo caso non solo in rappresentanza dell'università ma anche in rappresentanza della Start Cup Campania, che è una competition molto importante di tutti gli incubatori universitari sia territoriali che anche poi nazionali. E poi c'è una success story che vi farò conoscere dopo, uno spin-off di innovazione tecnologica in ambito healthcare veramente molto molto interessante, che ha avuto successo anche grazie agli strumenti messi in campo dal bando dell'anno scorso. E allora a questo punto cerchiamo di capire meglio quali strategie e obiettivi sono stati seguiti per formalizzare il bando del 2020, quali strumenti mette in campo, quali fattori chiave porta con sé, quali risorse sono chiaramente messe a disposizione, per chi sono i beneficiari, come funziona, quali criteri di valutazione ha, e anche magari forse una comparazione con quello precedente. Io a questo punto lascio la parola al Valeria Fascione, assessore innovazione startup e internazionalizzazione della Regione Campania, che ringrazio ovviamente di essere nostra ospite. Saluto, sono veramente felice che l'assessore Fascione possa partecipare a questi eventi come la volta scorsa, in conclusione oggi in apertura. Prego, assessore. Ciao Barbara, grazie per questa bella presentazione e ovviamente ringrazio K4B e insomma sono felice che siamo arrivati al nostro secondo appuntamento di questi Innovation Talk e ovviamente ringrazio tutti i relatori, ci tenevamo ad avervi oggi qui perché insomma pensiamo di rappresentare una bella storia della Campania, e l'occasione ci è data dalla pubblicazione del nuovo bando Campania Startup 2020, che ovviamente vi presento in anteprima, ma mi fa piacere dire che al di là dello strumento è importante capire qual è la strategia, come ci anticipava Barbara, dove vogliamo arrivare, perché abbiamo voluto questa seconda edizione e anche un po' quali sono stati i risultati di questo percorso che ormai abbiamo avviato insieme da 5 anni. Quindi volevo partire dalla prima slide, che è una slide a cui tengo molto, perché vedete nel sottofondo appunto tanti ragazzi, è un'immagine del nostro primo hackathon realizzato all'interno del museo di Capodimonte, era stata una scommessa dove abbiamo avuto dei risultati incredibili e per noi diciamo questi momenti sono molto impattanti, molto significativi e ci aiutano a dimostrare come dalle competenze dei giovani, dei ragazzi, insomma è possibile creare una nuova generazione di startup. Andando avanti vorrei appunto inserire questo momento all'interno di una policy, di un impianto strategico che vedete, che è un po', lasciatemi passare il termine, il modello Campania, un modello che si basa su 3 parole chiave, sulle competenze, sull'innovazione e sull'impresa, e quindi diciamo sono delle parole strettamente collegate che di fatto rendono il nostro territorio più competitivo. Vedete insomma c'è una sorta di circuito, le competenze noi abbiamo cercato di valorizzarle sin dall'inizio con tanti strumenti, in tanti modi, sicuramente un modo molto efficace per portare le competenze diciamo nel mondo dell'innovazione è quello di sostenere le start-up.
Ma è anche vero appunto che è importante poi portare l'innovazione all'interno dell'impresa. Sappiamo che anche a livello nazionale ci sono tanti strumenti, anche noi abbiamo i nostri sulla digitalizzazione, su Industria 4.0, e comunque abbiamo la possibilità di portare competenze all'interno, diciamo, del sistema imprenditoriale anche attraverso strumenti come i dottorati innovativi, per esempio gli hackathon di cui vi parlavo prima, o attraverso l'open innovation, che è, insomma, un altro tema a noi molto molto caro, e tutta la tematica del tech transfer. Questo è un freccione che fa vedere come noi abbiamo messo in campo una serie di strumenti che partono proprio dal basso, dal territorio, con lo strumento Campania in Hub. Abbiamo fatto 2 edizioni e tra l'altro so che c'è molta attesa, per fine mese avremo i risultati del secondo bando Campania in Hub, che dava risorse agli incubatori, agli acceleratori, alle università, ai centri di ricerca, a tutti quelli che lavorano appunto sulle competenze e sui giovani, proprio per creare le condizioni, diciamo, di sviluppo per nuove idee di impresa. E poi abbiamo uno step successivo che è quello dei proof of concept, degli studi di fattibilità, che pure abbiamo voluto finanziare con 5 milioni, e poi finalmente abbiamo gli strumenti dedicati alle start-up quando questi progetti sono pronti per il mercato. Poi abbiamo dedicato 100 milioni al trasferimento tecnologico, 23 e poi 80, o strumenti direttamente per portare innovazione all'interno delle imprese, e poi abbiamo lavorato a livello strategico su alcuni flagship program che sono, diciamo, quelle aree strategiche su cui abbiamo investito risorse importanti, a partire dal nostro programma oncologico con le scienze della vita, i 40 milioni su automotive, cultura, e, insomma, sono dei contenitori su cui, diciamo, tutte le start-up, l'innovazione e tutti, insomma, l'ecosistema possono insieme lavorare per una crescita del nostro territorio. Ma entriamo nel vivo del nostro bando, quindi con la slide successiva. Noi con questo bando vogliamo sostanzialmente sostenere la nascita e il consolidamento di nuove imprese, quindi è rivolto sia a potenziali imprenditori che a imprese già costituite. Ha diversi obiettivi, c'è quello di trasferire i risultati della ricerca al territorio, come abbiamo detto, quello di creare una nuova generazione di start-up innovative che ovviamente vadano a lavorare in alcune aree importanti per il nostro territorio. Sono le aree della RIS, ormai tutti voi sapete che tutte le regioni hanno dei documenti strategici di riferimento in cui sono individuati i settori, le aree cosiddette le aree strategiche, e poi in ogni settore sono individuate delle traiettorie tecnologiche, quindi delle tecnologie che in qualche modo risultano essere abilitanti per sviluppare diversi settori. Ecco, i nostri bandi vogliono far sì che prodotti, nuove soluzioni, anche innovazioni organizzative, insomma nuove modalità di lavoro vanno a incidere su queste traiettorie e di fatto a impattare sui settori per noi ritenuti strategici. Possiamo andare avanti con la prossima slide? Appunto, io non vedo bene le slide, ma comunque i beneficiari ve li avevo già anticipati, e anche in questo caso è, diciamo, riesplicitato il concetto che è molto importante di andare a incrociare le traiettorie con le aree strategiche di sviluppo. Ripeto, questi un po' per tutti gli addetti ai lavori sono dei concetti ormai anche un po' assimilati, perché sono 5 anni che lavoriamo tenendo sotto braccio questo documento della RIS Campania. Andiamo avanti. Allora, quello che mi potete riportare per favore le slide in prima, sulla prima schermata, perché io non le vedo e non le ho stampate con me, se è possibile, se no va bene, andiamo a braccio. La cosa importante, diciamo, è lavorare, come dicevo, sia sui progetti che devono nascere e i progetti già costituiti. Abbiamo immaginato di fare un percorso, se vogliamo, anche un po' di favoreggiamento per le nuove start-up e soprattutto anche per le imprese più piccoline, con delle intensità di aiuto molto interessanti. Cioè, abbiamo il solito schema che equivale anche al bando precedente, cioè abbiamo aumentato
la capacità, diciamo, l'intensità di aiuto dal 65 al 70% per i progetti, diciamo, quelli classici, quindi fino a 300.000 euro. Però, come dicevo, volevamo dare un percorso anche un po' nuovo e un po' privilegiato che andasse incontro anche agli effetti del Covid, dove abbiamo avuto tante imprese che lavoravano più, diciamo, dal punto di vista fisico, nelle modalità nostre standard, che dopo il Covid hanno bisogno di spingere di più sui processi di digitalizzazione, anche per appunto adeguare i loro business model ai nuovi scenari di mercato. E quindi per questi progetti abbiamo voluto dare un percorso che ha un valore, diciamo, sui 90.000 euro, su cui noi finanziamo l'85%. Cioè, i progetti digitali sappiamo che cubano meno dei progetti che hanno bisogno anche di macchinari, impianti, attrezzature, insomma, quelli un po' più hard. E quindi diciamo vogliamo facilitare questi progetti dando un contributo all'85%, che insomma è una bella spinta, e ovviamente vale anche per tutti i progetti, anche non per forza dedicati, diciamo, all'obiettivo della digitalizzazione, i progetti più piccolini, comunque progetti che hanno bisogno di meno risorse, che possono avere i famosi 50K, e so che a qualcuno insomma sorriderà su questo obiettivo che finalmente siamo riusciti a mettere in campo, quindi di finanziare sia quei progetti che hanno bisogno di non tante risorse per partire, e i progetti quelli un po' più strutturati. Spese ammissibili sono un po' le solite, sono i macchinari, impianti, attrezzature, ma anche gli attivi immateriali, ovviamente sosteniamo tutta la parte di proprietà intellettuale, i brevetti, ma sosteniamo anche i servizi all'innovazione, i servizi di consulenza, e per le start-up innovative sapete che ci sono una serie di agevolazioni che fanno proprio parte di tutta la filiera della policy per le start-up, quindi anche la presenza negli incubatori, potersi far sostenere anche nei percorsi di accelerazione, nei percorsi di affiancamento, e ovviamente le spese di comunicazione, le spese di internazionalizzazione e, ci tengo a dirlo, anche le spese di personale. Le spese di personale per una startup sono molto importanti perché di fatto è come abbiamo detto, è il capitale umano la parte più importante. Quindi ci fa piacere che per tutti i 12 mesi, perché i progetti devono atterrare in 12 mesi, il personale che verrà impiegato è un personale che molto spesso sono giovani, sono ricercatori, insomma, o comunque sono le persone proprio che hanno a cuore lo sviluppo della startup. Ecco, il personale dedicato può essere una spesa ammissibile, e tra le semplificazioni che abbiamo fatto rispetto al bando precedente, c'è il fatto che anche le spese generali sono delle spese forfettarie calcolate in percentuale sul personale, per cui insomma sarà più facile gestire anche queste spese generali. Forse dobbiamo tornare indietro con la slide perché vedo che siamo già a risultati. Se c'erano i possiamo fare un passo indietro? Ok, per quanto riguarda i criteri di valutazione, sono un po' quelli standard, qui non abbiamo voluto cambiare troppo, perché insomma sono i criteri che generalmente si seguono per le startup. Vengono ovviamente valutati e hanno un peso importante tutti gli aspetti della compagine, l'esperienza, il personale dipendente, l'organizzazione, se è adeguata, e ovviamente c'è anche un criterio specifico per le nuove assunzioni. Noi ci teniamo che queste startup poi crescendo possano ovviamente arricchirsi anche di competenze, e quindi c'è un punteggio specifico se ci si impegna, insomma, ad assumere almeno una risorsa a tempo indeterminato. Gli altri criteri sono ovviamente quelli del grado di innovazione, quindi si verificherà il livello di vicinanza al mercato, se si valorizzano risultati appunto della ricerca, quando ci sono brevetti, importante ovviamente anche tutto l'aspetto di mercato. È un bando che, come dicevo, ha una durata di 12 mesi, quindi bisogna essere abbastanza vicini al mercato. Non vogliamo delle idee ancora tutte da verificare, ma vogliamo delle idee che insomma possano concretizzarsi, possano, diciamo, esprimere valore economico in un tempo breve. Ovviamente c'è la parte anche dei criteri, quelli cosiddetti trasversali, c'è il rapporto con la sostenibilità ambientale, il rapporto con la responsabilità d'impresa e il
la possibilità, sempre avendo un punteggio premiale, di assumere anche delle donne oppure dei giovani, insomma i criteri, quelli tipici, diciamo, di premialità trasversale. Una cosa importante che ci tenevo a dire è che già anche nel bando di trasferimento tecnologico noi ci siamo voluti allineare, lo facciamo sempre, con quelle che sono anche delle opportunità europee. Abbiamo voluto inserire in questo bando una sorta di percorso, diciamo, di vantaggio per i progetti che hanno ottenuto Seal of Excellence, che quindi vuol dire progetti presentati a livello europeo sullo SME Instruments che sono stati valutati positivamente ma che non hanno avuto diciamo il finanziamento, e quindi questi progetti hanno una sorta di sigillo di qualità. Per questi progetti sappiamo che non ce ne sono tanti, ahimè, perché è sempre molto difficile ottenere, insomma, dei buoni risultati sullo SME Instruments, però i progetti presentati da startup che hanno ottenuto il Seal of Excellence potranno essere valutati ovviamente dal punto di vista amministrativo ed avere una coerenza anche di soggetti, di traiettorie tecnologiche, insomma i principi di base per poter accedere, però il merito tecnico non verrà valutato perché appunto si dà per buono la valutazione che già si è ottenuta a livello comunitario. È un modo per premiare chi ha voluto, insomma, scommettere su questi progetti molto ambiziosi dello SME Instruments, è stato valutato bene e però non è riuscito a ottenere il finanziamento. Possiamo anche andare avanti. Abbiamo detto quindi che non ci sarà un click day e che ci saranno 60 giorni per presentare. Avremo la possibilità di fare delle commissioni interne o anche di utilizzare, come abbiamo sempre fatto, dei referee. Nel bando precedente, appunto, qui vedete i risultati del bando 2018, abbiamo sostenuto circa 120 progetti. Sono progetti che sono veramente fioriti, ne siamo orgogliosi. Tanti progetti hanno ottenuto premi, qui non li voglio elencare perché appunto li vedete meglio di me. Abbiamo tanti progetti che hanno ottenuto premi importanti, e tra cui appunto anche la success story che abbiamo scelto e che vi presenteremo tra poco, della Fondazione Santo Bono Pausillipon, un progetto bellissimo che ha ottenuto tanti riconoscimenti, insomma, ed era un po' un progetto anche di innovazione sociale che li rispecchiava un po' tutti. Più o meno questi sono i criteri del bando, e ovviamente per domande molto tecniche si potranno fare, come sempre, anche le richieste, le famose FAQ. Qui ci sono i riferimenti della dottoressa Farina, che ha curato anche il bando precedente. Vi anticipo che abbiamo immaginato anche un'app che metterà, per tutti i progetti che verranno ritenuti ammissibili, direttamente in connessione il proponente con la regione, così tutta una serie di problemi di ho scritto la PEC, mi ha risposto, non mi ha risposto, vengono semplificati. L'ultima cosa che voglio dire è che la presentazione è semplicissima, abbiamo eliminato i preventivi, eliminato tutte le carte, penso che vi faccia piacere. C'è solo una domanda, c'è ovviamente un progetto di impresa da presentare, che deve essere bello, chiaro, seguendo i format dati, e tutte autodichiarazioni, per cui insomma dovrebbe essere molto facile per tutti voi presentare dei progetti. E io ho delle aspettative veramente molto molto alte, perché abbiamo avuto dei risultati stupendi la volta scorsa, adesso siamo tutti un po' cresciuti, siamo tutti anche più bravi, quindi sia i start-upper già diciamo avviati che i nuovi, io veramente mi aspetto delle belle domande, insomma qui cercheremo di dare risposte. Bene, grazie tantissimo, grazie Valeria per questa spiegazione del bando molto chiara ma anche molto veloce, perché non era semplice, non era immediato spiegare un bando che è una cosa complessa in poco tempo. Tra l'altro io ti dico che stanno già arrivando delle domande, ovviamente sono domande tecniche, di natura tecnica, quindi già, come hai ripetuto tu ma lo ripeto anch'io, nel momento in cui appunto aveste queste domande tecniche, startup2020@regione.campania.it è l'indirizzo della dottoressa Farina, che appunto può rispondere alle domande di natura strettamente proprio tecnico-amministrativa sulle presentazioni del bando, tipo si può partecipare con aziende diverse ma di cui soci sono le stesse persone, domande così le lasciamo, diciamo, alle FAQ. Invece domande un po' più di scenario, di sistema, poi dopo l'assessore Fascione sicuramente sarà felice di risponderci. Vedete che già state evidentemente utilizzando Slack, e quindi sono contenta, però alla fine di tutto il nostro dibattito utilizzeremo Slack appunto per le domande, quindi è sempre questa la schermata di Slack dove trovate
dove trovate le modalità per fare la domanda. E quindi potete scrivere ovviamente il vostro nome anche a chi indirizzate la domanda, non è un problema, fatelo. Se poi è una domanda generica, vediamo un po' chi potrà rispondere. Io a questo punto ringrazio l'assessore nuovamente e introduco, come appunto abbiamo anticipato prima, la sessione della round table. Vado un po' veloce perché altrimenti poi il tempo scorre e ci rimane sempre poco tempo per le domande, invece io ci tengo che riusciamo a farne anche un po', ma riusciamo comunque a rispondere. Allora, abbiamo scelto appunto per questa round table diciamo dei rappresentanti di due acceleratori certificati della Regione Campania e poi anche del mondo, un rappresentante del mondo universitario, ma che però rappresenta in qualità, in questo round table, diciamo che parla in qualità di Startup Campania, che è appunto questa business competition. E quindi io ve li presento, sono Mariangela Contursi, direttore generale di Campania New Steel, l'incubatore promosso dall'Università degli Studi di Napoli Federico II. Benvenuta, ciao Mariangela. Poi abbiamo Giuseppe Gaeta, professore all'Università Orientale, direttore di Startup Campania, il premio appunto per l'innovazione promosso dalle Università Campane. Ciao Giuseppe, ciao. Benvenuto. Ciao Barbara. E poi abbiamo anche tra l'altro collegato da un'aula, quindi è un collegamento atipico, ma noi siamo felici di ospitarlo, Enrico Bellante, co-founder di 012 Factory, che è un altro certificato. Ciao Enrico, non ti vediamo ma vediamo ecco. L'aula con tutta una serie di persone, quindi salutiamo anche loro, benvenuti a tutti in questa diretta su innovationvillage.it, siamo felicissimi che ci siate tutti quanti voi, quindi in realtà è una diretta con molte più persone rispetto ai relatori che ci sono. Allora, io partirei da Mariangela, in realtà sono due giri di domande per ciascuno, quando arrivo da te Enrico ti farò direttamente le tue domande e poi così tu sei libero di continuare, immagino, la tua lezione, perché sei lì per qualche ragione, sei lì e quindi ti lasciamo continuare le tue attività. Allora, Mariangela, i bandi regionali sono centrali per le attività di un incubatore, chiaramente, per le vostre caratteristiche di un incubatore accademico, che è... C'è qualcuno forse che ha un audio, sento un po' di rumore. Per le vostre caratteristiche, dicevo, di incubatore accademico, che è il primo certificato del Mezzogiorno in collaborazione con l'Università appunto Federico II, quali sono le evidenze che vi sentite di accendere su questo nuovo bando Startup 2020? Allora, intanto buongiorno a tutti, ringrazio Barbara, ringrazio Innovation Village, ringrazio l'assessore Fascione, rivolgo un saluto veramente caloroso ai colleghi che animano questa bella momento di confronto intorno ad un'opportunità che appunto come annunciavi, come è stata pienamente testimoniata anche l'intervento dell'assessore Fascione, è assolutamente interessante per le nostre startup. Diciamo l'intensità di aiuto che ovviamente è cresciuta quest'anno e anche il fatto che diciamo si è ampliato anche l'anzianità dell'impresa che può accedere a questi strumenti, riteniamo sia un'occasione che dà anche l'opportunità per chi è nato attraverso il primo bando di fare una staffetta, quindi di ulteriormente aggiungere un nuovo tassello, diciamo, di crescita del proprio progetto imprenditoriale attraverso questo nuovo bando. Campania New Steel è un incubatore certificato, come dicevi tu, quindi diciamo un incubatore che risponde ai requisiti di qualità definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico. In Regione Campania ci sono due incubatori certificati, appunto il nostro e quello dei colleghi di 012 Factory, che dopo diciamo interverranno. La nostra peculiarità è quella di offrire intanto una piattaforma stabile di creazione di impresa che tiene insieme le due aree a vocazione industriale della nostra città, quindi Napoli Est e Napoli Ovest. Come vediamo scorrere anche nelle slide di fondo, abbiamo due grandi centri, diciamo uno è presso Città della Scienza, presso l'incubatore di Via Coroglio 57, dove abbiamo spazi per circa 4.000 metri quadrati con 35 moduli destinati ad accogliere nuove idee di business, e a San Giovanni a Teduccio, presso il polo universitario della Federico II, in particolare al piano di sotto della Apple Developer Academy, allo stesso piano delle tante altre Academy, Digita, l'Academy Cisco e tante altre che sta mettendo in campo l'università in questo suo sforzo veramente consistente e innovativo sulla terza emissione, abbiamo un altro centro di incubazione dedicato appunto diciamo sia ad ospitare startup che ad ospitare programmi di accelerazione che a loro volta coltivano startup. Quindi diciamo il nostro
Il nostro modello è fortemente basato sull'open innovation. Oramai noi lavoriamo, diciamo, in stretta correlazione con un vasto ecosistema di partner che possiamo vedere anche rappresentati in alcune di queste slide. Abbiamo partnership con la Cassa Depositi e Prestiti, con Invitalia, che ha una serie di rapporti con alcuni incubatori italiani certificati con cui sviluppa delle attività di supporto alle start-up. Siamo incubatore e acceleratore di riferimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i programmi di creazione di start-up innovative di impatto sociale, quindi insomma abbiamo rapporti con Venture Capital. Insomma, il nostro lavoro è, venendo proprio alle attività che vengono finanziate nell'ambito di questo progetto, è proprio quello di metterci accanto all'imprenditore e aiutarlo a sviluppare il proprio progetto ed affrontare le mille tematiche, diciamo, di natura amministrativa, burocratica, ma anche proprio di messa a terra del progetto imprenditoriale, che non è sempre facile monitorare, diciamo, e far avanzare correttamente. Rapporti con Venture Capital, rapporti con grandi player dell'innovazione, con la stessa università, e con tante, diciamo, piccole e grandi imprese che costituiscono il nostro ecosistema. L'ultima cosa che voglio sottolineare è che, diciamo, c'è una parte di attività che noi possiamo offrire su questo bando che sono relative a servizi di consulenza in materia di innovazione e anche di digitalizzazione del business. Abbiamo un'unità a parte dedicata proprio allo sviluppo di soluzioni digitali che facciamo insieme alla Apple Developer Academy, talenti che si sviluppano in questo contesto. Grazie, grazie Mariangela. Allora, abbiamo capito un po' abbiamo capito bene qual è l'attività di Campagna New Steel. Andiamo però a capire invece dal professor Gaeta, e quindi da Giuseppe Gaeta, siamo da te. Invece la Startup Campania è il premio per l'innovazione promosso dalle università campane. È finalizzato a mettere in gara gruppi di persone che elaborano le idee imprenditoriali basate su ricerca e innovazione. Poi tutto questo confluisce in un più ampio premio che è il PNI nazionale, quindi che è promosso da PNI Cube. Allora, volevo un po', magari se ci fai in modo breve, perché appunto abbiamo come risposte 5 minuti, quindi tu tarati su una risposta un po' come quella di Mariangela, che cos'è questa Startup Campania? E poi soprattutto come si articola, che tipo di ruolo ha all'interno del territorio, visto che appunto è una competition portata avanti dall'università, dalle università. Ecco, allora intanto grazie per l'invito all'assessore Fascione, grazie naturalmente a te Barbara, grazie agli organizzatori di Innovation Village, allo staff che ha pianificato questo talk. A me fa molto piacere essere qui oggi e lo dico davvero senza retorica perché il nuovo avviso Campania Startup 2020 conferma e consolida, a mio avviso, ulteriormente il lavoro che in questi anni l'assessorato ha fatto per sostenere la creazione di nuove imprese innovative e più in generale per provare a collegare diciamo, il sistema regionale dell'innovazione e il sistema produttivo, economico e istituzionale della nostra regione. Io sono tra coloro che ritengono che questa operazione sia estremamente complessa, molto più complessa di quello che da uno slogan o da un titolo possa trasparire, e sia allo stesso tempo indispensabile per le prospettive di sviluppo economico della nostra regione. Quindi grazie a loro per il lavoro che fanno. Un contributo in quest'ottica proviamo a darlo anche noi di Startup Campania. L'iniziativa che oggi rappresento, che nasce in ambito accademico e che, come vi dirò tra un attimo, di fatto si concretizza in attività che si integrano perfettamente con le attività che la regione propone col bando che presentiamo oggi. Come noterete peraltro dall'assonanza tra il nostro nome Startup e il nome di questo bando Startup 2020. Ci conosce probabilmente gran parte degli ascoltatori. Noi siamo una business plan competition che è promossa congiuntamente da tutti gli atenei della Campania. Quest'anno siamo giunti alla nostra 11ª edizione. La nostra è una gara che si svolge secondo un format comune a quello applicato in altre regioni, che, come tu dicevi, confluisce e si collega al PNI, cioè il Premio Nazionale per l'Innovazione. Abbiamo un bando che viene pubblicato annualmente. Per l'edizione 2020 questo bando è scaduto da pochissimo, da una settimana, e il bando prevede la partecipazione di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo delle università campane che in gruppo propongono idee imprenditoriali innovative, sottoponendo a una giuria di valutazione un business plan.
In tutte le edizioni la valutazione di questi business plan dà luogo all'assegnazione di piccoli premi in denaro alle 5 migliori idee imprenditoriali e inoltre assegniamo premi speciali alle idee imprenditoriali migliori sviluppate nell'ambito delle scienze umane e scienze sociali, alla migliore idea formulata da studenti, alla migliore idea sviluppata da gruppi a composizione prevalentemente femminile. Non facciamo solo questo, non facciamo solo una gara. Questo perché il percorso della Start Cup durante tutto l'anno è fatto di numerosi incontri che hanno l'obiettivo di divulgare, di promuovere, la cultura imprenditoriale. Facciamo incontri di scouting in cui ascoltiamo nuove idee imprenditoriali, promuoviamo scambio di esperienze e contatti tra i potenziali partecipanti al nostro concorso e soprattutto facciamo formazione al servizio di chi ha magari un'idea imprenditoriale di massima, ma ha solo vagamente o per nulla idea di come concretizzarla. Quest'anno abbiamo provato a ribaltare la crisi Covid che ci ha investito in un'opportunità e quindi sin da marzo abbiamo profuso molto impegno in queste iniziative che ti ho brevemente sintetizzato. Soprattutto abbiamo fatto 3 cicli di formazione, ognuno di 7 incontri circa, durati l'intera giornata. Abbiamo avuto punte di 400 studenti e colleghi universitari registrati per partecipare ai nostri incontri formativi. Insomma, un buon successo, credo, a nostro avviso. Che è frutto e infatti della vediamo tutte queste fotografie che sono quelle delle competition degli anni passati, 2019, esatto. 2018, forse c'era anche qualcosa del 2017, però insomma questi sono chiaramente gli assegni di premiazione deduto. Sì, la fase di premiazione, esatto. Lasciami solo dire che diciamo, tutto questo è possibile grazie al contributo di tutti gli Atenei e degli incubatori che ci hanno aiutato nella fase di formazione. E nel complesso quello che noi facciamo è un lavoro che in una virtuale filiera di produzione di startup innovative si situa subito a monte dell'avviso che oggi presentiamo e che quindi è importante per consolidare il percorso delle idee imprenditoriali che magari muovono i primi passi con noi all'interno di startup, insomma. Grazie. Grazie. Allora io a questo punto invece mi sposto verso l'altro incubatore certificato che è appunto quello di Enrico Dell'Ante, quindi co-founder di 012 Factory, e vediamo infatti che scorre, eccoti qua di nuovo con la tua classe, nel frattempo che scorre questo bellissimo video che ci fa un po' vedere quali sono le vostre metriche, i vostri obiettivi raggiunti, anche molto bello questo video. Allora, io volevo dire, voi siete un incubatore privato del territorio, certificato dal MISE, fondato nel 2014, che ha dato vita anche ad un network di investitori per il Mezzogiorno, il Business Angel Club, BAC, come voi lo avete chiamato, e poi lo vediamo anche dal video. Come interagite con le istituzioni regionali per offrire il supporto adeguato alle realtà di impresa che si rivolgono a voi? Possiamo quindi fare anche tu una breve overview della vostra attività, ovviamente in relazione poi al territorio e alle istituzioni del territorio. Sì, grazie Barbara, mi sentite bene? Sì, assolutamente sì. Perfetto, eh? Perfetto. Allora, 012 Factory in realtà negli anni è diventato un innovation hub. Noi innanzitutto benvenuti all'interno della Factory, oggi è il primo incontro in presenza, ci faceva partecipare ma non potevamo rimandare l'incontro con i nostri allievi della 7ª Academy che sono tutti quanti qua con noi. Io gli farei un applauso che sono... Sono partiti benissimo quest'anno nonostante la distanza dei primi 2 moduli. La settimana scorsa abbiamo fatto un team building, è andato molto bene e si vede insomma che la voglia di partecipare c'è. E l'Academy è proprio uno dei primi pilastri di 012 Factory, dell'Innovation Hub. È quello che lavora, il pilastro che ci consente di lavorare su persone che vogliono fare gli imprenditori. A noi interessa che siano persone che hanno la propensione al rischio, voglia di lavorare e di fare gli imprenditori nella vita, possibilmente imprenditori innovativi. Quando li selezioniamo non chiediamo quasi l'idea di impresa, lo potete chiedere a loro, ma cerchiamo di valutare la loro capacità di farla l'impresa, qualunque essa sia, qualunque sia l'idea. Tanto noi sappiamo dalla nostra esperienza che le idee che arrivano all'Academy, che è in questa fase iniziale, cambierà l'idea durante i 6 mesi di percorso. L'altro asse di 012 Factory invece è l'incubatore. Dicevi sì, siamo un incubatore certificato dal Ministero dello Sviluppo Economico e il programma di incubazione è rivolto invece a startup che già sono sul mercato, hanno sicuramente un MVP, hanno qualche metrica, già muovono i primi passi e li accompagniamo nei percorsi di accelerazione.
spesso lo facciamo tantissimo con anche fondi pubblici, tra cui fondi regionali, quindi per molti di loro incrociamo le dita che vada bene il bando che scade, il prossimo bando che scade il 12 settembre. Quello che stiamo provando a fare poi è trasferire anche innovazione all'interno delle imprese tradizionali. Con l'incubatore lavoriamo quindi sulla parte dell'offerta di innovazione e abbiamo creato insieme a CNA, l'associazione di categoria degli artigiani delle piccole imprese, abbiamo creato il Digital Innovation Hub, che invece interviene sulla domanda di innovazione per le imprese tradizionali. Cerchiamo di creare un match tra le PMI che insistono sul territorio campano e le nostre startup che offrono innovazione. Cerchiamo, come dire, di accompagnare anche le imprese tradizionali nei percorsi di trasformazione digitale 4.0. E l'ultimo nostro ambito di lavoro poi è quello di studio e ricerca. Ci rivolgiamo a istituzioni del territorio, che siano regione, ma anche università e istituti di ricerca, per realizzare progetti che contribuiscano alla realizzazione di un ecosistema regionale. Ultimo progetto in corso, un progetto che abbiamo con l'IRIS CNR, un istituto di ricerca che ha sede a Napoli, progetto CLIC si chiama, che prevede una startup competition di 3 giorni a Napoli nel prossimo novembre, sperando di poterla fare in presenza. È una startup competition europea, è aperta a startup di tutta Europa, sui temi dell'economia circolare e della valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. Ecco, 012 cerca di lavorare su tutti e tre questi, su tutti questi quattro assi di attività: Academy, perché all'inizio, incubatore, perché un po' più avanti, Digital Innovation Hub per le imprese tradizionali e ambito di studio e ricerca e cooperazione europea per il territorio. Questo è il panorama di quello che facciamo. Veramente, beh, sei riuscito a sintetizzare anche tu un poco, però dei contenuti, insomma, molto, molto densi in tutto quello che fate. Io, diciamo, avevo sottolineato il BAC, quindi Business Angel Club, ma volevo appunto che tu raccontassi poi tutto il resto di quello che fate. Okay. Senti, quali risultati... Sei con me uno dei fondatori di Business Angel Club. Di una volta. L'altro fondatore. Quanti fondatori siete del Business Angel Club? Eravamo, perché ora non è più operativo da un po' di anni. Ah, ok. Eravamo. Senti, allora, scusa. Eravamo molti di quelli che sono qui in videoconferenza. In videoconferenza. Allora, proseguo con te, così poi appunto puoi tornare alle tue attività e vi ritroviamo dopo, quando magari per la Q&A session qualcuno delle persone che sono dietro di te ha delle domande da fare, o per l'assessore Fascione oppure per gli altri relatori, anche in riferimento proprio alla presentazione del bando. Ma quali risultati avete ottenuto grazie all'erogazione dei bandi startup della Regione Campania? Ci puoi fare veramente in formato di battuta breve? Perché ma guarda, noi abbiamo avuto 3 startup da incubate che hanno ricevuto il finanziamento sullo scorso bando. Ora naturalmente abbiamo partecipato al bando ecosistema regionale, quello che finanzia incubatori e istituti di ricerca. Anzi, speriamo che vada bene, così quest'anno questi ragazzi ricevano qualche sostegno in più. Se non lo volete fare per 12, fatelo per loro. Fateci vincere il bando, così diamo una mano a sviluppare più rapidamente. Questo è un appello lanciato così nell'aria, per aiutare i nostri start-up a dare ancora più veloce, accelerare di più il loro business. E devo dire che i bandi della regione, in realtà, noi lavoriamo moltissimo sui fondi pubblici. Noi crediamo che in Italia si possa fare impresa. In Italia, in generale, esistono politiche pubbliche a sostegno delle start-up che sono interessanti e che funzionano. Le usiamo tantissime. Se è vero come è vero che molti colleghi si lamentano della mancanza di investimenti di privati, di venture, eccetera, devo dire però siamo un paese che, per fortuna, sostiene con politiche pubbliche, secondo noi adeguate, lo sviluppo delle start-up. E la Regione Campania in questi anni si è dimostrata molto avanti rispetto a un contesto nazionale comunque positivo. Conosciamo molto bene il piano dell'assessore Fascione, abbiamo fatto parte anche di un think tank informale all'inizio, molto bello. Lei ci ha coinvolto all'inizio di questo percorso nell'immaginare insieme delle politiche. Quindi
per noi è assolutamente coerente, ci sembra assolutamente coerente con gli obiettivi che abbiamo anche noi, insomma, rivolgersi sia alle imprese, quindi lavorare sul, come dire, sul micro, ma anche a un ecosistema e lavorare sul macro. Anche noi proviamo, come dire, per quanto lo possa fare una società privata, a coprire entrambi gli ambiti. Grazie. Allora, Enrico, torniamo da te dopo al Q&A, okay. Così se ci sono, se nel frattempo qualcuno ha delle domande, ovviamente, e continuate a seguirci mentre fate le vostre attività ed emergono delle domande, noi siamo felici di poter provare a rispondere. Grazie. Grazie, a dopo. Grazie. Allora, io vorrei tornare su Giuseppe Gaeta, dell'Orientale di Napoli e quindi di direttore di Startup Campania, perché volevo un attimo soffermarmi su una cosa abbastanza interessante che ci eravamo detti anche al telefono. Allora, l'Università Orientale è una facoltà tradizionalmente a vocazione umanistica, no? Come vi inserite in questo ecosistema tecnologico imprenditoriale? Nel senso che poi tu sei docente di economia, Isidore, tu perché sei un docente giovanissimo. E allora certamente puoi individuare delle challenge condivise per l'uno e per l'altro mondo, quello imprenditoriale tecnologico e poi anche quello umanistico. Ma quale rapporto virtuoso può esserci tra materie umanistico-filosofiche, innovazione e imprenditorialità? Ma allora, intanto ti ringrazio della domanda. Io credo che StartUp abbia un bacino enorme di potenziali partecipanti che... quindi dunque potenziali imprenditori che vengono da quei dipartimenti e da sedi universitari che propongono formazione nel campo delle scienze umane e scienze sociali. Lo dico con cognizione proprio perché insegno all'Orientale, che è un ateneo che, come tutti sanno, insomma, ha una chiara vocazione umanistica. Ci sono talenti e idee enormi nelle nostre aule che noi siamo riusciti a stanare solo parzialmente in questi due anni di ultimi di attività in cui io mi sono occupato, diciamo, appieno a tempo quasi pieno, insomma, di queste attività. Non sto qua a ripetere cose stranote sulle capacità che ha un laureato in scienze umane di interpretare il mondo, di rilevare i bisogni che questo mondo esprime, individuare le opportunità che nel mondo ci sono per gli imprenditori. Sono cose stranote, confermate dal fatto che molti imprenditori di successo poi di fatto hanno un background formativo nelle scienze umane. Vi dirò invece che in maniera più specifica che nei miei dipartimenti ho visto negli ultimi mesi, anni, svilupparsi idee imprenditoriali che partono per esempio dallo studio della linguistica e delle lingue e permettono di sviluppare chatbot innovativi, cioè software innovativi che simulano una conversazione tra un essere umano e con un essere umano che è di fatto virtuale. Negli ultimi anni ho conosciuto idee che muovono dalla passione della conoscenza del cinema e provano a rivoluzionare i meccanismi di vendita dei biglietti di programmazione delle sale, come Movie Day, una piccola startup con cui ho collaborato anni fa, o ancora idee sviluppate in collaborazione col terzo settore che provano a rivoluzionare il mondo della scrittura Braille, la scrittura per persone non vedenti. Insomma, ci sono tante idee e c'è tanto potenziale, ed è proprio per questo motivo che noi Orientale, il Solo Rosso Labbene in Casa, che è un altro ateneo a vocazione umanistica, da un anno abbiamo costituito un tavolo di lavoro permanente sul tema della promozione dell'imprenditorialità nel mondo delle scienze umane. È un tavolo naturalmente aperto a colleghi di altri atenei e qualche partecipazione l'abbiamo avuta. Abbiamo messo su progetti che speriamo possano ricevere finanziamento e che ci farebbero fare un salto di qualità nel fare quello che abbiamo progettato, cioè ulteriori eventi di sensibilizzazione, intensificare lo scouting delle idee all'interno dei nostri atenei, fare più formazione su competenze trasversali che servono disperatamente nei nostri atenei, ai nostri ragazzi che vogliono provare a uscire dalla loro comfort zone e cimentarsi con un percorso di impresa possibile. E poi dobbiamo fare filiera con quello che avviene in città e in regione, dove ci sono diverse iniziative rivolte specificamente al tema dell'innovazione sociale, dell'imprenditorialità nel mondo delle scienze umane. Insomma, la strada da fare è molta, però insomma, come dire, un po' ce l'abbiamo presente e speriamo che la rete dell'innovazione regionale ci sia di supporto in questo percorso, anzi ne siamo certi, direi. Bene, allora grazie anche a Giuseppe Gaeta. E l'ultima domanda del secondo giro è per di nuovo Mariangela Contursi, direttore generale del Campania New Steel. Allora, nel corso del tempo volevo capire un po' da voi come si è concretizzato il supporto e il sostegno dell'amministrazione locale. Ad esempio, quali risultati avete ottenuto grazie al bando startup degli anni passati, in generale dello scorso anno, visto che l'assessore ha citato rispetto allo scorso anno delle realtà che poi hanno avuto veramente un grande successo. Io personalmente ne conosco un paio
e devo dire che tra l'altro un'altra di queste l'abbiamo invitata proprio oggi, e quindi tra pochissimo si ci racconterà un po' la loro evoluzione. Però intanto chiedo proprio a Campagna New Steel se può fare, diciamo così, un excursus breve, seppur breve, di quelli che sono stati i successi con i mezzi messi in campo dal bando negli anni passati. Non ti sentiamo, Mariangela. Pronto? Mi sentite? Ok, dicevo grazie per questa ulteriore possibilità, diciamo, di interlocuzione che ci dà l'opportunità di valorizzare il fatto che, diciamo, intanto noi siamo davvero fortunati, lasciatemelo dire, perché insomma, confrontandoci con tante amministrazioni, operando come incubatore a livello non soltanto regionale, ma insomma nazionale e anche internazionale, noi abbiamo la possibilità di confrontarci quotidianamente con tanti altri ecosistemi che stanno provando, diciamo, a portare avanti una politica di innovazione e di creazione di impresa. Effettivamente quello che possiamo constatare è che in Regione Campania è stato messo in campo un piano, una strategia, una visione che, lasciatemi passare il termine, può essere qualificata come una finanza di precisione. Insomma, a me piace definirla così, perché, diciamo, intanto appunto mette in campo una serie di strumenti agganciati uno all'altro che consentono, diciamo, sulla base delle varie fasi di sviluppo dell'impresa, di colpire, usufruire dello strumento esatto che serve nella fase di crescita e nella, diciamo, nella fase di sviluppo dell'azienda. Il bando Campania Startup Innovativa 2020, diciamo, dà continuità a uno sforzo che è stato lanciato dall'amministrazione regionale nel 2017, sul quale come incubatore certificato abbiamo avuto dei risultati veramente eccezionali. Su 120 startup che sono state finanziate, noi praticamente abbiamo avuto finanziato il 10% delle imprese che, diciamo, o erano già parte del nostro ecosistema o lo sono diventate grazie al bando Campania Startup Innovativa del 2017. Complessivamente abbiamo, diciamo, le nostre imprese hanno potuto agevolarsi di un contributo complessivo di circa 1.800.000 euro, che ha consentito, diciamo, al di là adesso delle cifre, di mettere in campo davvero dei progetti che stanno dando lustro all'intero ecosistema campano. Tra le tante storie bellissime che potrei raccontare, abbiamo scelto questa, intanto scorrono sullo sfondo le immagini di alcune delle startup che abbiamo seguito. Voglio estrapolare due di queste storie, in particolare quella di Megaride, detta anche Megaride, che è una piattaforma di software di analisi real time di modelli virtuali nel campo delle simulazioni di guida, che, diciamo, come dire, studiano le performance, studiano come migliorare le performance del contatto tra il veicolo e l'ambiente esterno, sia in un'ottica di racing che in un'ottica di safety. Tra l'altro Megaride è stata citata recentemente in una classifica del Sole 24 Ore come una tra le startup innovative della Campania, con un fatturato tra i 500.000 euro e i 2 milioni di euro. Ha vinto il bando Campania Startup Innovativa un anno dopo la sua nascita, e il finanziamento è stato fondamentale per acquisire per esempio un veicolo strumentato che sostanzialmente rappresenta un vero e proprio laboratorio a quattro ruote. Alcune immagini le abbiamo potute vedere anche sullo sfondo, e ha potuto assumere anche dei ricercatori che collaboravano al progetto. Sostanzialmente il finanziamento ha contribuito in maniera determinante a passare da un ambito motorsport di corse, che è l'ambito loro nativo, a, diciamo, un ambito di applicazione di queste nuove tecnologie a veicoli di massa del futuro. Quindi, diciamo, ha aperto proprio la strada verso nuove aree di business. Il secondo caso che voglio citare è quello di Eliza, di una startup che lavora nel settore dell'health, che lavora su come ottimizzare e semplificare i tempi della diagnostica e migliorare l'approccio chirurgico nel caso delle fratture alla spalla, e attraverso i fondi che ha ricevuto la Regione Campania ha potuto sviluppare e realizzare un servizio di pianificazione preoperatoria che si basa su un'analisi approfondita dei dati tomografici, che permette la realizzazione di veri e propri tutorial 3D personalizzati, in base ai quali quel chirurgo si può in qualche modo preparare ad affrontare nel migliore dei modi l'operazione, anche con il minor costo possibile le operazioni. Sono stati acquistati macchinari, stampanti 3D, coperto spese di gestione e di brevettazione, coperto costi per la partecipazione ad iniziative di promozione a fiere,
e sono state contrattualizzate delle risorse altamente stilate. Quindi diciamo è un progetto che si avvalse in maniera determinante del contributo della Regione Campania. Il terzo caso che volevo citare, lo voglio presentare come un assist verso la presentazione che mi seguirà, perché si tratta proprio del Santo Bono che, diciamo, a cui abbiamo offerto nell'ambito di un progetto di sviluppo chiaramente molto più vasto il nostro piccolo contributo proprio in termini di, diciamo, strutturazione del business plan, diciamo, e di come definire il piano dei costi e cui andare a proporre poi il prodotto, la soluzione sviluppata sul mercato. Approfitto per salutare le carissime Anna Maria Minicucci e Flavia Matriciano e ti ridò la parola. Grazie a tutti. Grazie Mariangela Contursi, grazie anche a te. Quindi si conclude la nostra round table e parte invece la terza sessione, che è quella dedicata alla success story. Ce l'ha appena anticipata come giustamente, era bello anche, diciamo così, dirlo, perché loro l'hanno coadiuvata a trovare la loro strada e il loro, in qualche modo, successo, che già appunto sono riusciti in parte ad ottenere. Quindi adesso capiremo un po' qual è stato questo percorso che le ha portate ad avere successo non solo nel territorio ma in generale in tutto il nostro paese. Io vi ricordo che alla fine di questa sessione aprirò 10 minuti, 5 minuti, quelli che restano, di Q&A. Allora, stanno arrivando diverse domande tramite la piattaforma Slack che utilizziamo per fare il Q&A. Sono tutte domande tecniche sul bando. Queste domande tecniche sul bando io vi ricordo che potete indirizzarle a startup2020@regione.campania.it, perché così sono tutte domande tecniche a cui è possibile la dottoressa Farina risponderà. Mentre se io trovo tra queste domande qualcosa ovviamente inerente al bando ma più di scenario, allora ovviamente abbiamo l'assessore che in chiusura può rispondere ad alcune di queste domande. Ma appunto cerchiamo di indirizzare anche poi, se avete delle domande per gli altri partecipanti della round table del nostro talk, ovviamente saranno anche loro ben contenti di rispondere. Quindi io a questo punto presenterei Anna Maria Minicucci, direttore generale a Orn Santo Bono Pausilipon. Benvenuta Anna Maria e quindi nuovamente buonasera. E Flavia Matriciano, che invece è amministratore unico di Santo Bono Innovation. Benvenuta Flavia, benvenute. Allora, è chiaro che voi siete un po' una coppia di successo in questo settore, anche se una si occupa di una parte dell'idea e una di un'altra parte dell'idea. E quindi io parto con la prima parte dell'idea, che è appunto la nascita e la parte, diciamo, sperimentale dell'idea. Quindi Anna Maria Minicucci, che è direttore generale appunto di un'azienda ospedaliera, ha seguito e quindi ha anche visto la nascita di questo spin-off all'interno dell'azienda ospedaliera. Allora, come nasce all'interno di un'azienda ospedaliera pubblica, chiaramente, uno spin-off? Dalla ricerca alla sperimentazione, in quanto tempo siete riusciti a creare valore reale per le persone? Da cosa siete partiti? Da quale esigenza? E soprattutto quali attori vi hanno aiutato? Perché non è così semplice riuscire da un'azienda ospedaliera pubblica a fare uno spin-off e farlo funzionare. Quindi per la parte poi chiaramente di spin-off invece io mi rifarò a Flavia, che ci racconterà un po' qual è stato il percorso invece del time to market, il business model, le strategie che sono state percorse. Prego Anna Maria. Bene, buonasera a tutti, saluto la dottoressa Gasparini, un saluto particolare a Valeria Fascioni, perché se siamo qui stasera è perché la prima vera innovatrice è lei, perché se non avesse messo su tutto questo oggi non potremmo stare qui a raccontare delle belle storie non solo di successo tecnologico, di chi ha potuto accedere a questi fondi per i banchi, ma storie belle anche per le persone che hanno potuto usufruire di questa innovazione. E questo è il caso, cioè questa è un'innovazione che parte da un'osservazione semplice, perché a volte l'innovazione parte proprio deve partire dai bisogni reali e concreti, no? E dall'osservazione della realtà. L'osservazione nasce dal fatto che il nostro ospedale è un ospedale in cui ci sono 15.000 pazienti pediatrici che hanno traumi durante l'anno e noi vediamo in pronto soccorso. Di questi, oltre 200 sono bambini che si rompono le braccia e se le rompono nel periodo tra la chiusura delle scuole e l'inizio dell'estate, perché vanno in bicicletta, vanno al parco, giocano a pallone e spesso si rompono le ossa del polso.
Questo significa vedere bambini disperati con gesti pesantissimi e genitori ancor più disperati, perché significa le vacanze sono finite praticamente, perché ovviamente con un gesto non si può andare al mare, non si possono fare delle attività semplici e quant'altro. Il gesto peraltro è uno dei dispositivi medici che è più antico e meno innovato, perché ha oltre 100 anni di età ed è qualcosa che ovviamente impatta fortemente sulla vita delle persone. Da questo nasce praticamente questo progetto che è connotato, come diceva l'assessore Fascioni, da vari elementi, cioè sicuramente innovazione tecnologica, qualità delle cure, anche un impatto sociale, perché la qualità della vita di queste persone, voglio dire, e di questi bambini e delle loro famiglie è sicuramente fortemente modificata da questo utilizzo di questi dispositivi, e poi la possibilità di assumere personale, perché in realtà di queste persone che hanno collaborato in tempi diversi alla sperimentazione e alla startup, un ingegnere biomedico è stato assunto dall'azienda ospedaliera e un altro a breve avrà un contratto con il CNR, e quindi abbiamo la possibilità consentire ad altri giovani di poter fare questa esperienza e di continuare a collaborare. Quindi ho preparato pochissime slide proprio perché volevo occupare poco tempo, però sostanzialmente questo progetto ha il vantaggio di essere nato in un ospedale utilizzando una filiera corta di collaborazione tra gli ortopedici, gli ingegneri biomedici, gli ingegneri dei materiali, gli ingegneri anche strutturisti, perché bisognava fare dei calcoli, perché voi vedete una cosa semplice che è un tutore forato in ABS, ma in realtà dietro tutto questo c'è un software elaborato che ovviamente poi Flavia ci illustrerà meglio. Il vantaggio sicuramente è, che l'abbiamo già accennato, è sulla qualità di vita, ma il vantaggio assoluto è appunto anche sul personale, perché i tempi per curare queste persone utilizzando questi tutori sono veramente molto più bassi. I vantaggi, sicuramente esiste anche un vantaggio sull'impatto ambientale, perché mentre il gesso per esempio è un rifiuto speciale, questo è materiale in ABS riciclabile, quindi abbiamo tenuto conto non solo dei vantaggi per il paziente, ma anche vantaggi sull'ambiente e sicuramente anche un'analisi economica dei costi del personale e del lavoro all'interno dell'ospedale. E in questo poi abbiamo successivamente, come raccontava prima la dottoressa Contursi, anche fatto un'analisi con loro per i costi di produzione e di commercializzazione, che hanno impattato favorevolmente anche sulla parte economica dell'ospedale. Le foto che voi vedete sono sostanzialmente quella di un ragazzino che si era rotto due braccia, e quella che viene, se la fa girare un attimo, un bambino addirittura si era rotto due braccia e abbiamo messo un doppio tutore. Mentre c'è una foto un po' sbiadita, ma che rende l'idea, perché l'abbiamo rubata proprio per strada. Vediamo se adesso la ritroviamo nella slideshow. Andando avanti sicuramente arriva. Esatto. Aspettiamo solo qualche secondo. Sì. Esatto, e sicuramente la visualizziamo. È la prossima. In cui, ecco, vedete, eccola. Questa ragazzina qui ha il braccio sinistro con il nostro tutore, l'abbiamo vista per strada e abbiamo fotografato questa ragazzina che camminava tranquillamente con il tutore, perché immaginate, questo tutore consente di andare al mare, farsi la doccia, a poter scrivere, poter fare tutte le attività normali, per cosa che il gesso non consente di fare. E l'altro bambino è quello che ha il doppio braccio rotto e che è diventato il nostro emblema, perché con due tutori ha una vita normale, con due gessi sarebbe stato per 40-50 giorni molto più complicato. L'ultima cosa che mi fa piacere ricordare è che il Santo Bono, insieme a Santo Bono Innovation, ha collaborato con il professore Luigi Greco, che è professore questa è la nostra missione in Africa, in Uganda, al St. Mary Hospital, perché il professore Greco, che è un pediatra, collabora con questo ospedale dell'Uganda, ci ha chiesto di preparare una serie di tutori customizzati, quindi fatti in serie, che potessero essere mandati in Africa, e noi abbiamo fatto anche questo, perché i bambini africani cadono dagli alberi
si rompono le braccia e rimangono con le braccia storte per sempre. E quindi quella possibilità di dare questi tutori che possono essere anche riutilizzati, ovviamente ci è stato chiesto, questo ve lo racconto per farci, per sorridere anche, di fare dei tutori molto più forti in ABS, perché i bambini africani si muovono molto più spesso, cadono molto più spesso, e quindi i tutori si sarebbero rotti se dello stesso peso e della stessa, diciamo, grammatura di quelli italiani. E in ultimo mi fa piacere raccontarlo che la Fondazione Santo Bono e la Santo Bono Innovation, che sono, diciamo, il nostro incubatore di ricerca e di innovazione, hanno contribuito e hanno consentito a che l'azienda Santo Bono potesse presentare la sua candidatura come istituto a carattere scientifico, e questa ricerca fatta con la Santo Bono Innovation e con la Fondazione sono stati sicuramente una parte importante di tutto questo. Anna Maria, io le chiedo solamente una cosa, proprio perché è interessantissimo questo progetto dei tutori. Mi domando, sono solamente state, diciamo, studiando come potranno essere anche per le persone adulte? C'è, da questo punto di vista, un progetto di sperimentazione anche per persone che hanno un'età diversa, oltre quella dei minori, visto che è un prodotto veramente... totalmente riciclabile, come è stato detto, diversamente dal gesso, che non è mai stato innovato, come ci dicevamo, per telefono per 80 anni e più, ed è una cosa veramente obsoleta, e poi tra l'altro è un rifiuto speciale, e questo invece è tutto un altro, è un'innovazione concreta, vera, che potrebbe essere utilizzata ad esempio anche per persone non più giovani, magari per quelli che hanno difficoltà anche un po' di ambulatorie, e soprattutto è leggero. Sì, ovviamente questo è un modello che può essere replicato per tutte le fasce di età, e poi, perché questo progetto è anche, diciamo, di un tutore personalizzato, quindi dalla scannerizzazione della frattura alla produzione del tutore, quindi è molto indicato anche per le persone anziane, perché esattamente come i bambini hanno le maggiori problematiche legate al gesso, cioè anche problemi, diciamo, di atrofia muscolare, problemi di dermatologici. E anche il peso del gesso può comportare in bambini piccoli o persone anziane con scarsa muscolatura anche una tendenza alla lussazione della spalla, oltre che appunto calore, prurito, insomma tutto ciò che può comportare un gesso, soprattutto, diciamo, quando capitano le fratture nel periodo estivo. Ma noi stiamo anche sperimentando non solo su altri distretti, quindi la gamba o la spalla, volevo dire alla dottoressa Contursi e all'assessore che anche con il gruppo di ELISA stiamo facendo una partnership, stiamo provando a collaborare proprio per utilizzare questi tutori anche per la spalla, a riscontro ancora che questo network che si è creato e che questi progetti hanno creato apporta, diciamo, ulteriori sviluppi e attività in collaborazione. E poi stiamo anche sperimentando questo tutore per i pazienti che invece hanno le fratture scomposte, perché questa è una frattura scomposta che non richiede intervento nel post chirurgico, perché anche questo può essere un vantaggio, in quanto praticamente anche per l'ispezione della ferita o per levare i punti di sutura non c'è bisogno di fare due gessi. E poi, ecco, psicologicamente non so se qualcuno ha mai avuto un apparecchio gessato. Per i bambini, per esempio, questa sega chirurgica che si utilizza, no? E che deve aprire il gesso, è una cosa che è fortemente traumatizzante per loro. Invece con questo esoscheletro loro non hanno nessun problema psicologico anche nell'impatto con la frattura. Certo, che è un aspetto molto importante. Allora, io ringrazio Anna Maria e chiedo invece a Flavia Matrisciano, amministratore unico di Santo Bono Innovation, come siete stati supportati dal territorio? Cioè, come si è evoluto poi il modello di business? Come siete arrivati a compiere costruirlo questo vostro successo? Come siete arrivati sul mercato? Perché il prodotto è acquistabile sul mercato, e tra l'altro sul mercato online, in rete. Quale strategie e quindi avete adottato? Quale modello di business avete adottato e qual è adesso attualmente? Quali sono, diciamo, le prospettive anche future? What's next per Santo Bono Innovation? Allora, buonasera a tutti. Io ci tengo a ringraziare l'assessore Fascioni di Innovation Village per averci invitato
e per averci dato la possibilità di raccontare una storia che secondo me è fortemente emblematica dell'importanza che il bando Campania Startup Innovativa ha avuto per il territorio, perché noi siamo partiti circa 3 anni fa con un progetto di ricerca finanziato dalla Banca d'Italia con la Fondazione Santo Bono Pausillipon e il Centro Nazionale per le Ricerche, con un progetto che è passato per il Comitato Etico Congiunto Cardarelli-Santo Bono e che cercava di dare una risposta ad un bisogno, come ha detto la dottoressa Minicucci, che è nato tra le corsie dell'ospedale, cioè il disagio che i bambini avevano nell'indossare il gesso, soprattutto nel periodo estivo, perché nel pediatrico i bambini si fratturano nella maggior parte dei casi in estate. Ecco, questo progetto di ricerca che è durato circa 1 anno e mezzo e che ha visto selezionati circa 40 bambini, rischiava di rimanere fine a se stesso, un progetto di successo ma che non avrebbe potuto avere risposta sul territorio, non sarebbe potuto andare in produzione né andare sul mercato. Grazie al bando Campania Startup Innovativa noi siamo riusciti invece a rendere un progetto di ricerca una realtà produttiva che è andata sul mercato grazie non solo al comitato etico che lo ha approvato, noi siamo passati per il ministero, siamo produttori di dispositivi medici per il personalizzato, perché l'idea è nata innanzitutto sulla personalizzazione. Come vedete dalle slide che scorrono, il workflow nasce fondamentalmente dalla scannerizzazione del braccio del bambino, perché l'idea iniziale era quella di creare un prodotto a misura di bambino, poi veniva la scannerizzazione rielaborata con un software, mandata poi in stampa e si aveva dopo circa un giorno di lavoro questo prodotto personalizzato che andava poi montato sul bambino e che aveva tutte le caratteristiche positive di cui ha già parlato la dottoressa, era ispezionabile, ci si poteva bagnare, il bambino si poteva immergere. In corso d'opera, proprio nella produzione, ci siamo resi conto di una successiva e più importante forse esigenza, nata sempre da indicazione dell'ospedale, che era quella invece di essere un po' più veloci, cioè di lavorare sull'emergenza in pronto soccorso, e c'era bisogno quindi di un prodotto finito. Abbiamo quindi cominciato a studiare, anziché sul personalizzato, un prodotto che fosse standard. Abbiamo raccolto una serie di misure antropometriche che ci hanno consentito di produrre 4 misure standard adattabili al braccio del bambino, che rispondono quindi ad un'esigenza di emergenza e di velocità, che adesso stiamo montando sia nell'ospedale Santo Bono, che sono felice di dire anche abbiamo cominciato a vendere ad altre aziende ospedaliere, prima tra le quali Gaslin di Genova, perché noi abbiamo avuto anche il marchio CE. E siamo, come diceva, come anticipava lei, anche sul MEPA, sul mercato elettronico, per cui è possibile acquistare il nostro prodotto sul mercato. E quello che diceva la dottoressa Minicucci della bambina che passeggiava per strada è assolutamente il risultato di questa filiera corta tra Regione Campania, azienda ospedaliera e spin-off, che ci ha consentito di rendere un progetto che era un progetto di ricerca importante una pratica clinica. Vedere per strada il nostro tutore significa che è entrato nella prassi e nell'uso quotidiano, quindi questo ci rende molto felici. Io di questo ringrazio anche il Centro Nazionale delle Ricerche e il professor Clemente, che è il nostro coordinatore tecnico, che oggi non c'è, ma che insomma è un po' l'anima scientifica di tutto il progetto. E quindi poi volevo, mi faceva anche piacere dire che abbiamo poi ampliato il nostro programma, credo che tutti abbiate sentito di quel intervento importantissimo che abbiamo avuto per l'impianto di cocleare di una bambina che non era neanche di Napoli e che ha avuto un grande risalto perché il nostro chirurgo ha utilizzato un modello in 3D che è stato stampato proprio dalla Santo Bono Innovation, che sta aprendo anche questo nuovo filone di attività, che è quello di riproduzione di un modello 3D a supporto degli interventi chirurgici, che si sta rivelando molto importante per aiutare i chirurghi ad avere poi una visione più completa e definita degli assolutamente vero, assolutamente. Allora, io ringrazio anche Flavia Matrisciano, perché veramente siete un caso che affascina molto ad ascoltarvi, e devo dire che io ho parlato già di voi e stiamo già pensando con altri colleghi di coinvolgervi in un festival, insomma, così dedicato a queste cose in autunno, ovviamente sperando che anche le attività normali come prima, nonostante, seppur le attività digitali sono assolutamente utili e io spero che continuino ad esserci, ma possono, diciamo, essere mischiate con le attività normali di fiere, di eventi, che speriamo il più possibile ritornino simili a prima, anche per incontrarsi, per fare network.
nel modo più tradizionale come sappiamo. Io a questo punto... Mi permette, posso, se mi permette, quando posso volevo fare un inciso. Sì, prego, prego, prego. Mi si è permesso però. Approfitto della presenza dell'assessore Fascioni perché mi veniva in mente una cosa. Cioè una giornata come questa in cui ci si scambia informazioni, notizie, conoscenze sulle altre startup, non so se esiste già, ed è mia poca conoscenza, o se non c'è, in questo caso ve lo propongo, un'area per esempio del sito della Regione Campania che per esempio raccolga tutte le i prodotti diciamo realizzati dalle startup e che sono stati commercializzati, in modo che si possano conoscere e magari possono crearsi altre sinergie. Allora adesso, grazie Anna Maria, perché questa la usiamo come prima domanda proprio per l'assessore, quindi a questo punto io apro il Q&A. Sapete sempre che potete utilizzare Slack, ma già di domande ce ne sono tantissime, quindi io non ho tutto il tempo per farle tutte, però un po' già ci sono. E quindi se la regia ci porta una schermata in cui ci vediamo tutti, la prima domanda appunto a cui chiedo appunto a Valeria Fascione di rispondere è proprio questa di Anna Maria Minicucci, cioè è prevedibile una sorta di pagina o di portale in cui ci siano tutte le realizzazioni concrete delle startup campane, quindi i loro prodotti, le cose che sono, diciamo, quelli che sono andati a segno? Allora, assolutamente sì, ed è appunto una domanda molto importante perché coglie il senso, insomma, di questo sforzo fatto e che giustamente va anche valorizzato e soprattutto, come dimostrava anche l'esperienza del Santo Bono, mettendo in connessione diversi soggetti che lavorano su o tecnologie o su finalità coerenti, insomma, si riescono a fare delle cose veramente straordinarie. Abbiamo messo in campo due modalità. La prima, ne abbiamo parlato anche nel primo talk di innovazione, noi abbiamo lanciato un programma che si chiama Innovazione Made in Campania. Tutti i progetti finanziati, sia le start-up, sia i progetti finanziati su trasferimento tecnologico fase 1 e fase 2, quest'inverno, prima del Covid, ahimè, sono stati contattati e abbiamo chiesto di compilare delle schede, dei progetti finiti, quindi non del vorrei, ma di ciò che è stato fatto, e devo dire abbiamo ricevuto tantissime schede, ma non tutte, quelle di tutti i progetti, quindi anzi questa per me è un'occasione per rinnovare l'invito per tutti quelli che hanno completato i loro progetti di completare la scheda, e questa diciamo questa ricognizione porta a una pubblicazione che ovviamente sarà fisica ma soprattutto digitale per avere tutti i progetti di innovazione made in Campania. La seconda modalità è anche già attiva ed è la nostra piattaforma di Open Innovation. Abbiamo aperto una sezione che si chiama Vetrina dell'Innovazione, dove appunto tutti gli innovatori, tra l'altro finanziati da noi ma anche non finanziati ovviamente, possono indicare qual è la loro innovazione e anche quali sono insomma le loro aree di collaborazione. Tra l'altro ricordo che la piattaforma è una piattaforma non solo di B2B, quindi dove le grandi imprese ci lanciano le sfide e tutte le startup e gli innovatori possono rispondere, e quindi sono occasioni di business vero anche per questa innovazione disponibile, ma è anche appunto una piattaforma di open collaboration dove si possono creare anche dei sottogruppi e diciamo persone che vogliono sviluppare insieme un progetto possono utilizzare la piattaforma. Quindi sia rispondendo alla nostra richiesta di innovazione made in Campania, sia andando direttamente in piattaforma. Allora, io a questo punto partirei con le domande perché ce ne sono almeno 4-5, quindi poi alla fine dobbiamo anche chiudere, diamoci questi ultimi 7 minuti per le domande, poi perché siamo comunque andati al di là dell'ora, siamo arrivati a un'ora e mezza più o meno, quindi siamo diciamo a 1:20, diamoci questi minuti per le domande che sono prevalentemente per Valeria perché comunque sono relative al bando ed è chiaro, era anche prevedibile. E allora, si finanzieranno solamente progetti che dovrebbero raggiungere il mercato in 12 mesi tassativamente? Sì.
Tassativamente, nel senso che nel bando è scritto ed è anche ovviamente tra i criteri di valutazione, noi vogliamo progetti che sono vicini al mercato perché sono progetti di innovazione, quindi con un TRL da 7 a 9, vuol dire insomma che sono proprio in fase dimostrativa, non in fase ancora di validazione o di studi di fattibilità. E questo perché, come abbiamo detto ed è stato anche ricordato dagli altri relatori, le policy che abbiamo messo in campo danno risposte ai singoli momenti di sviluppo dei progetti. Quindi i progetti che sono un po' più indietro nella fase appunto di rapporto con il mercato, che devono ancora essere validati, che hanno bisogno ancora di, non so, 24-36 mesi, sono progetti che noi abbiamo finanziato con altri strumenti. Faccio l'esempio del progetto, del grande progetto, quello sull'oncologico, nelle scienze nella vita, c'erano diversi strumenti e sostenevano progetti che erano ancora in fase di studio, di ricerca, insomma, su cui c'era ancora da lavorare prima di potersi trasformare in prodotti di mercato. Per noi le startup sono delle imprese che stanno sul mercato o che stanno per arrivare sul mercato, e quindi i 12 mesi sono assolutamente tassativi, cioè tutto ciò che si indica nel piano d'impresa deve essere raggiunto entro i 12 mesi. Ok, una seconda domanda è arrivata alle 4:31, alle 16:31, cioè c'è anche qui su Slack, c'è anche il tempo, quindi da Antonino Fiorentino, che dice: anche gli spin-off universitari in via di costituzione possono presentare domanda? Certo. Ok. E poi c'è un'altra domanda invece. Ovviamente il bando dice chiaramente che le costituende, che quindi possono essere sia degli spin-off sia delle start-up, poi nel momento in cui entrano in graduatoria, quindi insomma nel momento in cui gli viene consentito l'accesso al finanziamento, hanno 90 giorni per costituirsi e ovviamente devono avere la forma di startup innovativa, però molto spesso le due cose sono molto sinergiche e coerenti, perché anzi a maggior ragione gli spin-off generalmente hanno già di per sé le caratteristiche dei soggetti proponenti che vogliono le startup innovative, hanno dei brevetti, insomma la cosa è praticamente identica. Ok, questa è invece una domanda un po' più economica, un po' più finanziaria. Qual è il fatturato medio generato dalle startup finanziate con il bando del 2018? Allora, il fatturato medio ovviamente si va a verificare a valle della chiusura del progetto, se dobbiamo considerare la ricaduta, insomma, come dire, l'impatto propulsivo che ha avuto il nostro finanziamento. Noi tra fine 2019 e anche, diciamo, primavera 2020 abbiamo chiuso tutti i progetti con queste rendicontazioni finali, e quindi adesso stiamo assestando i dati. Sono tutti dati che entrano direttamente nella nostra piattaforma di monitoraggio, quindi appena li saranno tutti completati avremo insomma un dato più credibile. Adesso abbiamo solo quelli di stima, cioè quanto avrebbero voluto fatturare, ma ovviamente noi dobbiamo vedere quanto fatturano. Però è interessante che appunto anche nella mappatura che ha fatto il Sole 24 Ore sulle aziende che fatturano più di 500.000 euro, insomma è un articolo proprio di qualche giorno fa, ce ne sono circa 25 nelle startup campagne, moltissime sono delle nostre. Allora, invece c'è una domanda che mi sarei forse un po' aspettata anch'io, e cioè su che cosa cambia con questa situazione dell'emergenza sanitaria, cioè: nel caso in cui il governo dovesse prorogare lo status di startup innovativa di ulteriori 12 mesi, quindi da 12 a 72 mesi, per questioni legate al Covid-19, da quanto si legge sui giornali, questo potrebbe provocare una variazione del regolamento del bando startup 2020? Potrebbe essere una legge accolta in automatico? Come vi siete regolati su questo? Allora, non potrebbe essere una legge accolta in automatico, perché ovviamente è successiva alla pubblicazione del bando, e c'è un problema che noi dobbiamo dare a tutti le stesse potenzialità di accesso. Quindi noi abbiamo dato 60 giorni per appunto mettere su il progetto d'impresa, per insomma le lettere di intenti, insomma i partenariati, tutto ciò che può essere utile. Quindi inserire una nuova
nuova, una nuova, diciamo, un nuovo criterio, che è quello di passare dai 60 a 72, vorrebbe dire da quel momento puoi dare 60 giorni anche a questi nuovi soggetti per potersi ovviamente attrezzare, il che è molto probabile, visto che non è una cosa che accade oggi o domani, che poi se questa cosa avviene tra 30 giorni noi dovremmo scalare il bando di 30 giorni, c'è tutta una pianificazione, insomma la vedo un poco complicata. Poi certo, insomma, ci si può anche ragionare, però in termini amministrativi tutto ciò che accade dopo una pubblicazione è un fatto nuovo e quindi dovrebbe mettere in discussione un po' tutto, per i motivi che vi dicevo, di dare pari condizioni di accesso a tutti i soggetti, ovviamente a partire dai giorni che hanno a disposizione per presentare il progetto. Bene, io direi che possiamo fermarci qui con il Q&A, perché comunque siamo arrivati alle ore 17 e siccome so che da voi a Napoli è una bellissima giornata, in generale in Campania oggi c'è il sole, mentre qui nel Lazio dove sono io è nuvoloso e adesso c'è l'esodo verso magari un po' l'uscita, il gelato, la spiaggia, quindi siamo arrivati ad un buon momento per staccarci di venerdì pomeriggio dalle nostre settimane lavorative, anche in digitale. Ringraziamo e ovviamente portarci queste riflessioni a casa, soprattutto per gli start-up e quanti innovatori o aspiranti tali ci hanno seguito in questo pomeriggio. Quindi io ringrazio ovviamente la Valeria Fascione, assessore innovazione startup e internazionalizzazione, che promuove questi talk, li ha voluti e ci ha creduto e ci crede e quindi a nome della Regione Campania sta cercando appunto di, nonostante i meno eventi fisici, anzi quasi non eventi fisici che in questo momento non si possono fare, ma di continuare a comunicare e a veicolare le belle cose che l'assessorato che lei guida fa per il territorio. Quindi io la ringrazio di essere stata presente anche in questo secondo talk dedicato al bando di Startup 2020. Ringrazio Mariangela Contursi, direttore generale Campania New Steel, ringrazio Giuseppe Gaeta dell'Università Orientale, direttore Startup Campania, ringrazio Enrico Bellante con la sua Academy che si è collegato nonostante gli impegni anche di docenza, però lo ringrazio, co-founder di 012 Factory. Grazie Enrico e ovviamente saluti ancora a tutta la classe. Vediamo, lo avviso anche che lo stiamo salutando perché probabilmente non ci sente. E ringrazio Anna Maria Minicucci, direttore generale dell'AURN Santobono Pausilipon. Grazie veramente per questa success story così, così incredibile e di grandissimo valore per le persone, come poi l'innovazione è giusto che sia. Flavia Matrisciano, la ringraziamo, anche lei, CEO di Santobono, anzi amministratore unico di Santobono Innovation, alla quale faccio veramente un grande in bocca al lupo per tutte le attività che ci ha raccontato per le nuove sperimentazioni che magari metterete in campo nei prossimi mesi. Eccoci, Enrico, allora saluti a voi, alla classe, all'Academy e grazie per essere stati tutti quanti grazie con a voi. Noi. È stato bello integrare le due cose, un po' faticoso ma siamo contenti di voi. Ma no, ma siamo innovatori, ci inventiamo delle soluzioni creative, è così, bisogna essere creativi, flessibili e innovare. E in questo la Valeria fa da maestra su questo, io ne sono convinta. Allora, io vi ringrazio veramente tutti quanti, ma soprattutto voi che avete partecipato, che ci avete seguito, che avete fatto tante domande, molte delle quali tecniche, quindi vi ricordo che è l'indirizzo a cui mandare tutte queste domande tecniche, ve l'ho dato diverse volte, ma ve lo ridò, scusate che lo riprendo, ed è eccolo qui, un attimo solamente di pazienza che lo ritrovo nella chat: startup2020@regione.campania.it. Quindi tutte le FAQ indirizzabili alla dottoressa Farina, che io saluto anche se non c'era, però visto che l'abbiamo citata almeno 10 volte la salutiamo lo stesso. Grazie all'organizzazione di questo Innovation Village Talks, a Key for Business, quindi, che ci aiuta, ci dà una mano e organizza questi talks, e ovviamente grazie alla regia. Io vi do appuntamento per il 27, quando ci sarà il nostro terzo talk, il 27 alle ore 17, quindi 27 luglio, e l'argomento sarà una sorpresa, non ve lo annunciamo, poi lo troverete ovviamente seguendo le pagine social. Vi ricordo che le pagine sono su Twitter Campania Competitiva e Reg_Campania su Twitter, mentre
Innovation Village su Facebook, campagna competitività su Facebook e poi soprattutto su innovationvillage.it trovate tutti gli approfondimenti e anche gli annunci di quello che sarà il nostro prossimo talk del 27 e anche quelli passati se volete riguardarli. Grazie a tutti e vi saluto. Ciao a tutti, grazie Barbara, grazie. Un saluto a tutti. Ciao. Un saluto a tutti, grazie ancora. Ciao, grazie. Saluti da tutti. Ciao. Grazie a tutti.